Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un piatto che sa di orientale. Prepareremo gli straccetti con i peperoni, le zucchine e lo zenzero. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono degli straccetti. Io ho trovato quelli di vitellone al supermercato, questa volta potete usare anche quelli di manzo. Ci sono 400 grammi, due carote medie, una zucchina media tagliata entrambe a listarelle, un peperone giallo, due cipollotti piccolini tagliati tutti a listarelle, salsa di soia, circa 40 ml, mezzo cucchiaino da caffè di zenzero in polvere, se avete quello fresco ancora meglio, prezzemolo, sale e olio. Mettiamoci subito i fornelli che in 10 minuti andiamo a tavola. In questo wok ho aggiunto 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere i cipollotti. Diamo una velocissima mescolata. Le carote. Aggiungiamo ora le zucchine, la zucchina tagliata a listarelle, il peperone, lo zenzero in polvere e un goccio d'acqua appena, giusto a far sciogliere bene lo zenzero. Lasciamo cuocere le nostre verdure per 5 minuti. Non ci resta che aggiungere gli straccetti che ho tagliato a listarelle irregolari, naturalmente, tutti dentro. Diamo una veloce mescolata. Aggiungiamo insieme la soia. Mescoliamo e facciamoli cuocere una decina di minuti e regoliamo di sale alla fine. Mescolateli spesso così che si dividano bene e io si insaporiscono anche bene con la soia e io aggiungo anche una parte del prezzemolo fresco. Ci vediamo dopo. Se volete, come faccio io, aggiungete ancora un po' di prezzemolo fresco tutto attorno a colorare i vostri straccetti con peperoni, zucchine e zenzero. Io corro a mangiarli perché vanno mangiati subito caldi e fumanti. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.